Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la prevenzione. Oggi abbiamo nostro ospite il signor Roberto. Il signor Roberto è già stato con noi circa un mese fa. In quell'occasione le avevo detto che avrei avuto piacere di rivederla. Non mi aspettavo di rivederla in tempi così brevi. Che cosa è successo, signor Roberto? Che cosa ci porta in questa nuova testimonianza? Beh, intanto buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti. E cosa lo porta Roberto in questa nuova testimonianza? Lo porta il fatto che comunque Roberto in questo mese e mezzo che è passato ha elaborato molto il fatto del coraggio, insomma, di lavorare su questo coraggio, di buttare giù un po' di maschere, di parlare, di esprimersi ed essere quella persona che è, senza più avere né corazze né niente. Mostrare il vero Roberto, cioè la verità, la pura e semplice verità. Quindi eccomi qua per continuare questa videotestimonianza. Chi ci ha seguito nella precedente videotestimonianza ricorderà che il signor Roberto era di spalle, quindi l'aspetto più eclatante è appunto questa rinnovata verità che ci porta, quindi il coraggio di manifestare chiaramente la sua storia di vita. L'altra volta ci aveva detto che il motivo per cui aveva deciso di comparire ancora di spalle era appunto perché parte della sua famiglia non sapeva la verità sulla sua vita. Come siamo arrivati ora alla decisione invece di anticipare il comunicare le verità alla sua famiglia e dirlo qui ed ora? Come è arrivata? È arrivato il fatto che è successo il fatto che comunque mi sono voluto togliere anche una delle ultime poche maschere che mi sono rimaste, insomma. Roberto, lavorando qui, specialmente in questo ultimo mese e mezzo, ha lavorato parecchio appunto sul coraggio e quindi su essere il vero Roberto, togliere fuori tutto, guardare in faccia tutte le persone che mi conoscono, che non mi conoscono e dire chi non è Roberto, che ha lavorato. Si sta rifacendo una reputazione, quindi perché no? I parenti quando mi vedranno sono gente comprensiva e gente che capisce, quindi se mi vorranno vedere e se mi vorranno rivedere per un'altra volta, eccomi qua, però il vero Roberto. Sa, questo passaggio non è così scontato perché quello che lei portava fino a un mese e mezzo fa, cioè la volontà di apparire ancora di spalle, nascondeva quello che molti dei nostri ospiti portano come vissuti personali, ossia la difficoltà poi di rendere manifeste delle verità interiori, perché a volte ci raccontiamo solo delle verità parziali e poi abbiamo paura di esporci nel dire chi siamo veramente, perché questo ci espone al giudizio e non sappiamo se siamo in grado o meno di sostenere. Però vivere a metà tra una verità parziale e una verità non vera, perché poi lei effettivamente stava dicendo delle verità, stava lavorando sulla sua storia di vita e di alcolismo, però dov'era la verità parziale? Che questa elaborazione, questo lavoro non era completo, infatti mi fa piacere rivederla perché è completo quando ci possiamo approcciare alla vita sentendoci veramente liberi di essere quello che siamo e accettando anche che le persone ci possano conoscere nel bene o nel male. Perché è questo che fa di noi persone autentiche. Senza contare, Roberto, che noi lavoriamo, adesso poi le farò anche altre domande, sul fatto che molto spesso siamo portati a considerare o solo le nostre parti peggiori o solo le nostre parti migliori, ma noi non siamo o solo cose brutte o solo cose buone. Noi siamo l'insieme di queste cose, l'equilibrio. E l'autenticità con cui viviamo fa di noi delle persone vere che gli altri possono accettare o meno, ma questo poi diventa un problema degli altri. Questa sorta di elaborazione di questo mese e mezzo, come poi cosa poi ha portato nella quotidianità? È cambiato qualcosa nelle sue relazioni con i compagni, nel suo stile di vita? Diciamo che io ripartendo quasi dall'inizio, una cosa veloce veloce,
quando sono entrato in comunità sono entrato con uno zaino, quindi una cosa materiale. Nell'ultimo mese e mezzo c'avevo uno zaino, ma una cosa interiore. E in quest'ultimo mese e mezzo ho lavorato parecchio su questa cosa, sia con i referenti, che con le operatrici, sia con i compagni. Cioè, quando una cosa la devo dire, la dico di pancia. Ecco, tutto là. Devo dimostrare che io ho coraggio, comunque, ce l'ho. E mi faccio valere. Quindi il vero Roberto, come parlavamo prima, sincero, genuino, senza aver paura di far vedere il Roberto, insomma, perché Roberto è così. Quindi questo zaino interiore di cui mi sta parlando adesso era la paura di far vedere chi era veramente, quindi deduco che anche all'interno del suo gruppo, se mi parla di zaino, quindi di difficoltà, ha le sue maschere erano quelle di magari far vedere un Roberto adeguato, anche laddove quel Roberto magari poteva provare rabbia, tristezza e quant'altro. Quindi era questa la sua incapacità su cui ha lavorato? Sì, era un Roberto che comunque quando doveva rispondere a delle domande ci pensava, ci ripensava, aveva sì un timore di rispondere quasi di pancia, quindi aspettavo magari che prima la maggior parte del gruppo rispondesse e poi intervenivo io. Invece, oppure magari qualcuno non si doveva comportare come si doveva comportare, e chiudevo un occhio. Adesso non sono più disposto a chiudere un occhio, e quindi se riprendo qualche persona, non se la deve prendere con me, sarà consapevole per la prossima volta di quello che farà. E volevo aggiungere solo una cosa, e questa cosa mi ha fatto molto bene, perché adesso quando io parlo, rispondo di pancia, mi sento ma molto meglio, cammino a testa alta. E beh, ogni volta che ci liberiamo dalle zavorre ci sentiamo molto più leggeri. L'altra volta avevamo detto nella videotestimonianza che aveva raggiunto un pezzo del suo programma tale per cui aveva iniziato ad assumersi delle piccole responsabilità anche rispetto ai suoi compagni. E in base a quello che mi sta dicendo, quindi, è cambiato anche il modo di vivere queste responsabilità, perché se prima mi diceva pochi minuti fa qualche cosa la lasciava scivolare proprio per paura o di essere bersaglio di ira dei suoi compagni, adesso affronta anche queste cose, quindi vive la responsabilità in una maniera diversa. Ce lo racconti questo nuovo modo di vivere la responsabilità? Diciamo che facevo scivolare, sì, facevo chiudere, facevo dire, ma sì, chiudiamo un occhio, lasciamo stare, ma proprio per non creare dissapori o cose del genere. Invece adesso, come le ripeto, intervengo subito, perché è giusto che sia così, come al tempo sono stato io ripreso, che è giusto che arrivato a un certo livello sia io a fare le stesse cose che sono successe a me prima, quindi... E, come le ripeto, mi sto liberando di questo fardello e intervenire a me mi fa, l'ho detto prima, anche più che bene. Mi sto liberando di tutte le paure, via. E quindi quando uscirò, come le ripeto, a testa alta. Quello che ci dice è veramente importante, perché poi la responsabilità è vero che è quello che ci diceva l'altra volta, costanza, perseveranza, però a me sembra, non lo so, potrei anche sbagliare, che la responsabilità vera sia quella di avere le spalle larghe per sostenere anche veramente un aiuto vero agli altri, che passa anche attraverso appunto le spalle larghe che sostengono le reazioni degli altri. Perché a volte quando diciamo no, quando diciamo questa cosa andrebbe fatta diversamente, ci attiriamo un po' le ire degli altri. Allora... Di certo non c'è che attiviamo le simpatie, questo è poco. Però sa, a volte è facile farsi scivolare tutto appunto per il quieto vivere, è molto più difficile avere queste spalle larghe, però per avere queste spalle larghe per sostenere bisogna fare veramente un percorso interiore di verità e autenticità per trasmettere qualcosa. Sa, il mio insegnante di latino diceva alle superiori una frase che mi è rimasta sempre impressa: nessuno dà quello che non ha. Se noi non lavoriamo su delle cose vere, noi non le possiamo dare. Se noi non impariamo ad avere delle cose, responsabilità, costanza, perseveranza, non le possiamo trasmettere. Lei come ha lavorato su tutte queste cose? Ad esempio, immagino che, facciamo un esempio, nel guidare i suoi compagni
che arrivano in comunità dovrà lottare e un po' avere a che fare con la gestione della frustrazione, con il dire no e tante altre cose. Lei personalmente come ha fatto a lavorare su queste cose? Cioè, quando le dicevano a lei no, come ha gestito queste frustrazioni? Diciamo che io ho lavorato anche sulla permalosità, che era un mio difetto, e quando mi dicevano di no, quando io dicevo di no all'inizio me la sentivo un pochettino, e diciamo che non è che mi guardavano male, però mi spiegavano le cose, dice perché dici di no, se tu fai questa cosa vedrai ti servirà in un prossimo futuro. E quindi ho imparato piano piano proprio dalle lezioni degli altri. Adesso, se prima ero un po' camaleontico, adesso invece mi adatto un po' di più alla situazione, cerco di non creare attriti, spiegandogli nel frattempo che comunque sono delle cose che nell'arco del tempo che noi siamo qui vanno comunque fatte se tu hai intenzione di fare un buon percorso. Un'altra cosa che ricordo della sua precedente testimonianza è che quando lei è entrato in comunità veniva dalla strada, ricordo il termine on the road, e quindi diceva no, la comunità, io non posso fare un percorso lungo di comunità, lungo. Ora, se ricordo bene, sono circa 10 mesi che lei è qui con noi. Quando uno dei suoi compagni le dice no, non posso fare un percorso lungo, lei ora che cosa dice rispetto a questo, al suo compagno che dice le cose che lei diceva all'inizio? Guardi, innanzitutto sì, ho detto di no, proprio perché dicevo di no proprio perché l'ambito della comunità a me non mi era molto simpatico, però era anche a mezzanotte, dopo mezzanotte è difficile che passano i treni, quindi e quando i compagni dicono di no io cerco di dargli mille motivazioni, mille motivi, mille cose per cercare di fargli fare lo stesso percorso che sto facendo io, che mi sembra lo sta svolgendo abbastanza bene, quindi incoraggiarlo, cercare di riprenderlo nelle dovute maniere, in quello dove non sbaglia, dove sbaglia, e niente, incoraggiarlo, soprattutto incoraggiarlo, a me piace questo termine. Signor Roberto, lei deve ancora lavorare su qualcosa? La rivedrò il prossimo mese? Nella vita c'è sempre da imparare, questo me l'ho imparato la strada, è una delle cose che mi porto dalla strada, che c'è sempre da imparare, quindi sicuramente ci rivedremo e ci rivedremo su un'altra cosa, magari nel frattempo ho elaborato un'altra cosa, mi vorrei elaborare un'altra cosa, quindi perché no, sicuramente ci rivedremo. Senta, quali sono le sue aspettative per il futuro? Ma io sono, non dico materiale, ecco forse dobbiamo lavorare. Quindi sicuramente se devo uscire da qui, sicuramente le basi solide per un prossimo futuro, quindi una casa, una compagna, perché no, sono un maschietto. E niente, tanta buona volontà e poi godermi la vita finché Dio me lo permette. Le racconto una cosa che mi raccontava mia nonna quando ero piccola. E lei poi adesso mi dice se l'ha mai sentita e che cosa ne pensa. Mia nonna diceva che i desideri e quello che noi ci aspettiamo dal futuro va veramente ben custodito, perché dobbiamo lavorare tanto per arrivare a quelle cose, no? E la soddisfazione che noi abbiamo dal raggiungimento di desideri è proporzionale alla fatica che noi facciamo. Se otteniamo una cosa velocemente, è difficile che noi la terremo, la custodiamo, proprio perché non ci è costato niente. Ma le cose che facciamo più fatica, le cose che ci fanno sudare, soffrire, arrabbiare, il percorso più duro, poi è quello che noi teniamo di più, lo custodiamo proprio come un tesoro, perché abbiamo paura di perderlo, perché l'abbiamo lottato per averlo. Qualcuno le ha mai raccontato questa storia e che cosa lei ne pensa? Diciamo che non è stata mia nonna a raccontarmelo, ma è stata una persona che diciamo è molto vicino, mi è molto vicino, e sì, in effetti mi ha fatto aprire gli occhi su questa cosa. Quando una cosa ti viene data facilmente non la apprezzi, chiaramente non hai il tempo di affrontare, dici
Ma guarda, così facile. Come, io faccio un esempio più stupido, più pratico. Come quanto conquisti una ragazza in 2 giorni, diciamo. Invece quando la conquisti e ci hai messo tanto, ci hai messo tutto te stesso, e quando l'hai raggiunta farai finalmente veramente così e te la porterai sempre dietro, perché penserai sempre, ci ho messo, che ne so, 1 anno, 2 anni a ottenere quella cosa. Però ne valsa la pena, assolutamente. Bene, signor Roberto, allora io adesso per ora, ma solo per ora, la lascio, sperando di rincontrarla nuovamente in tempi anche brevi, perché poi alla fine, come ha detto lei giustamente, noi continuiamo a imparare costantemente e quindi attendo di sapere le prossime tappe del suo percorso. La ringrazio. Ringrazio lei, ringrazio tutti e niente, alla prossima allora, buon pomeriggio.